Bene, sì, benvenuti in questo nuovo video e facciamo un video oggi un po' particolare, diverse ufficialità per quanto riguarda i calabresi. Gli ultimi giorni comunque, soprattutto il Catanzaro è veramente scatenato, ma anche le altre squadre diversi colpi li stanno facendo. E per questo, visto che comunque non sono ufficialità fondamentalissime, voglio metterle tutte in un video. E partiamo dal Crotone, due ufficialità. Un colpo per la primavera, perché arriva comunque tutti Skinas. Tutiskinas, stiamo parlando di un difensore classe 2003 che firma comunque un triennale con il Crotone, un rinforzo comunque di prospettiva, un rinforzo veramente interessante, un po' comunque come vari Lecce, Venezia negli ultimi giorni, sapendo diversi giocatori comunque dai campionati nordici. Lui arriva comunque dalla Polonia, dall'Escola Varsovia nello specifico, e comunque è un giovane interessante, sicuramente di prospettiva. Verrà comunque aggregato molto probabilmente alla primavera anche per fargli fare esperienza. Sinceramente, magari proverei anche a far allenare con i grandi. Comunque, proverei a mandare in ritiro per anche farlo ambientare un po' a Crotone. E poi, comunque, lo farei giocare in primavera. Lo farei fare un po' di esperienza in primavera o eventualmente anche in prestito. Anche qui il discorso poi bisogna un attimo valutarlo. Comunque, quello che valuta la società è sicuramente un acquisto che ci può stare alla fine di un difensore di grande prospettiva. Attualmente comunque credo non presentabile per la Serie B, però sicuramente a Crotone può trovare l'ambiente giusto per crescere perché si è dimostrata una piazza che negli ultimi anni tanti giocatori giovani comunque in cui tanti giocatori giovani comunque si sono espressi al massimo e sono riusciti comunque a crescere, a diventare importante da affermarsi comunque in campionati quali la Serie B, ma anche comunque diversi in Serie A. Quindi colpo sicuramente interessante. Tra l'altro fa parte anche della nazionale lituana Under 19 perché lui è un lituano e vedremo un po', ripeto, penso che verrà aggregato in primavera, vedremo un po' comunque quello che farà. A livello fisico è già comunque messo abbastanza bene perché comunque è alto, ha un buon fisico, bravo anche nei duelli aerei, però bisogna un attimo valutare poi sul campo questo. Sinceramente, ripeto, quello che farei io è me di metterlo in primavera. E di vedere un po' quello che può fare, poi l'anno prossimo se ne parla già in maniera un pochino più decisa. Ma parlando di primavera, il Crotone ha ufficializzato comunque l'allenatore del settore giovanile, anche diciamo delle categorie del settore giovanile minori, però non interessa a primavera. E il nuovo allenatore a primavera è Lo Monaco. Promozione per lui, comunque Lo Monaco ha allenato fino all'anno scorso l'Under 17 del Crotone, comunque riuscendo ad arrivare alle Final 8 in Italia, quindi comunque un traguardo storico per il Crotone visto che non c'era mai stato le Final Eight, quindi lavoro veramente importante da parte del mister Lo Monaco, che quindi viene promosso come mister della primavera del Crotone. Vedremo un po' cosa riuscirà a fare. Sicuramente l'obiettivo è quello di provare comunque ad arrivare ai playoff, perché l'obiettivo secondo me è sempre quello. Comunque lo è stato quest'anno, non è stato comunque raggiunto visto il fatto che per arrivare ai playoff dovevi arrivare terzo ed era complicato arrivare terzo con il Napoli, il Lecce, il Pescara, altre squadre comunque importanti, però comunque sicuramente Crotone con Lo Monaco dovesse confermare quello fatto, comunque l'ottimo lavoro fatto con l'Under 17 può dire la sua comunque anche nel prossimo campionato di Primavera 2. Ma a questo punto parliamo però anche di Vibonese, perché è arrivata l'ufficialità di Vergara. Ne abbiamo parlato comunque nello scorso video, comunque le notizie. Adesso sinceramente non so quando l'ho programmato quel video lì, se già l'ho messo online o meno, però comunque abbiamo parlato di un rinnovo vicino. E adesso è arrivata invece l'ufficialità, quindi Vergara rimarrà ancora con la Vibonese per la prossima stagione. Difensore classe 94 che firma un annuale con la Vibonese, quindi rinnova per il prossimo anno. È un rinnovo sicuramente importante per un difensore che negli ultimi 3 mesi, perché poi è arrivato comunque, non è arrivato neanche a gennaio, è arrivato se non mi sbaglio forse a marzo addirittura. Comunque è arrivato abbastanza in là nel tempo e alla fine comunque, nei momenti in cui è stato chiamato in causa ha sempre fatto delle ottime prestazioni, almeno lui comunque su lui può ripartire visto che ormai i giocatori fondamentali della scorsa stagione diversi hanno lasciato tantissime AD in casa Vibonese, almeno Vergara comunque viene riconfermato e ripeto comunque un rinnovo sicuramente importante, peccato che sia solamente annuale perché sarebbe stato bello comunque fosse stato a lungo termine. Però comunque anche un rinnovo annuale ci può stare, poi eventualmente la prossima stagione se ne parla, se comunque diciamo fa scadere il contratto o comunque rinnovarlo, però
Sicuramente stiamo parlando di un rinnovo fondamentale per un difensore che si è rivelato molto molto importante durante comunque il corso della stagione, soprattutto negli ultimi mesi della Vibonese. Per esempio, vedi la partita con l'Avellino in cui ha fatto veramente un partitone. A questo punto mi fermo, ci vediamo qui con un prossimo video. Ciao ragazzi!